Fermi, sono agitatissimo, una cosa di quelle, è arrivato il momento, ci ho dormito stanotte, mi sono fatto pure il codino per l'occasione, ciao bella a tutti da me, carriera giocatore su PES 2020, diventa un mito, il Gabon con il Lecce sta affrontando un sogno, sta vivendo un sogno, una favola, perché? Perché in classifica attualmente siamo a meno 3 dalla prima, ossia la Juventus, e guarda caso, oggi c'è lo scontro diretto che potrebbe decidere le sorti degli mortacci. Prima di continuare vi invito e fate casa ai banane dietro le frutterie, lasciate tantissimi mi piace su questo video se volete subito un nuovo episodio. Devo capire se fare un episodio al giorno, ma dipende tutto da voi. Più supporto date su questo video e prima deciderò ovviamente di pubblicare un nuovo contenuto. Recuperate tutti gli episodi precedenti perché lo meritano assolutamente, quindi cliccate qui sulla i in alto a destra e poi tornate qui, ma iscrivetevi anche al mio canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. A domani ve lo faccio e andiamo immediatamente ad affrontare questa... Ah, una cosa molto importante, ho provato a vedere se c'era la capigliatura di Ronaldo perché l'hanno messa con l'aggiornamento, non riesco a farla, non riesco a mettere questi cazzo dei capelli. Se voi sapete come si fa, per favore, ditemelo, perché non compare la capigliatura del Baggio, quella del Piero, quella del Sharà. Non c'è sta quella di Cristiano Ronaldo. Sto diventando identico, ma va bene uguale. Facciamo avanzamento. Prossima partinchia. Sono emozionatissimo, ragazzi. Ma non sarà facile, perché ovviamente loro stanno almeno tre spanne sopra noi. Quindi lo stadio ovviamente è il Via del Mare, è il Via del Mare di Lecce e... andrei immediatamente avanti e proviamo a vedere che cosa accadrà. Bisogna fare una partita, vaffanculo ai lanci, altamente intelligente, non deficiente, intelligente. Più di tutto, dai, Ramsey, Cristiano Ronaldo, non lo fate tirare, eccola. Senti, ce lo butta tutto dentro. Non mi hanno dato modo, non mi hanno dato... Mamma che parata! Ragazzi! Mamma mia, non te danno tregua, sono fortissimi! A pizza glielo se puoi. Traversa pazzesca. De Rabiot. Finisce il primo tempo equilibrato in termini di tiri, in termini di conclusioni, ovviamente in termini di possesso palla, non mi aspettavo nulla di più. No, 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 no. Io vorrei tornare ad aiutare, vedi, aveva accennato il pressing, guardate che razza di pollo. Ma che è sta palla di merda, mortacci vostri, recuperala. Cerco un tiro, ma un tiro un po' sbilenco, diciamoci la verità. Mamma mia, ancora un'occasione per noi. Va a finire male, raga. Va a finire male. Parata. Le occasioni non mancano ovviamente, ma... Aspettalo, aiuto. Mamma mia. Minuto 67. Quasi al minuto Gaboman. Aiuto, regà. Eccolo. Mamma mia. Non ci posso credere, regà. Mamma mia, un altro miracolo. Un altro miracolo, ragazzi. E Rabiot che se sbraga a terra. Mamma mia. Tentiamo un tiro alla fine. E finisce 0-0, ragazzi. Le emozioni non sono mancate. Ma non è bastato. Non è bastato perché il Lecce è riuscito comunque a tenere botta della Juventus. Una partita abbastanza equilibrata. Anche se è sicuramente Juventus che ha fatto più possesso. E andiamo alla prossima. 7,5 Gabriel. Ci ha fatto la differenza, Ci ha fatto la differenza, ammettiamolo. Quindi 0-0, andiamo ad aggiornare la situazione di classifica perché resta tutto invariato, in vetta, 3 punti e accorcia se non sbaglio la Roma, va bene. La prossima è contro il Genoa, sicuramente un match più abbordabile rispetto al perché. Cazzo, che ha fatto? Vince il premio miglior calciatore dell'anno, c'ho la figa, c'ho i soldi, non mi manca un cazzo, vinco i premi. Ok, quindi prossima partita contro il Genoa, calcio d'inizio. Partito cattivissimo, ragazzi, è partito cattivissimo il Genoa. Subito si ritaglia un'occasione da rete. Oh! Mamma mia! Non so chi ci è andato di testa, ma
Siamo andati vicini al gol del vantaggio. Mamma che parata. Gabriel ancora una volta. Cioè me la ridanno troppo subito. Non mi danno tempo di ragionare sui passaggi, sulle cose da fare. Aiuto. Si è aperto tutto, ma ancora Gabriel. Gabriel ci sta tenendo, no, a galla di più, ragazzi. Mamma mia, a momenti si fa autogol. Sto vedendo delle cose a livello difensivo veramente, veramente vergognose, eh. Mamma mia, oh, non ti danno proprio modo. Se scansano, ma io guarda. Mortacci vostri, mi fate veramente venire. E finisce il primo tempo. Ormai no, ancora no. Manca poco, questi è capace che creano un'altra occasione. No, finito in questo momento. Il primo tempo hanno tirato di più, ma il possesso palla praticamente ce lo siamo spartito alla pari. Oh, non te danno proprio modo. Forse, 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 forse. È Crabman. L'ho fatto un cazzo io, ma va bene uguale. È Mancosu. È Mancosu. È Mancosu. Mancosu, Sabonara, Crabman. Il trio delle meraviglie. Rivediamo. Sono entrato nell'azione? Il passaggio, no, due passaggi prima, però insomma ho dato il via sicuramente all'azione, quindi un 1-0 importantissimo, ragazzi, un 1-0 importantissimo. Aia, entra Pandev, facciamo la massima attenzione, e mi hanno sostituito, ma giustamente, perché avevo veramente finito il fiato, quindi speriamo che non pareggiano. Non ci posso, lo sapevo che segnava Pandev, vaffanculo. Lo sentivo. Me lo sentivo. Allora, il cross è stato perfetto. Azione perfetta, ragazzi. C'è poco da fare. Punteggio di 1-1. Mamma mia. Mamma mia, Mancosu. Mancosu. Credo che alla fine sia il risultato più giusto anche in questo caso, il pareggio, perché sì, ragazzi, la partita è stata sicuramente equilibrata. Mancò su 7, io solamente 6. Non ho preso un buon voto, però va bene uguale. E anche la Juventus pareggia. Anche la Juventus pareggia. E ci hanno scavalcato Inter e Napoli, ma ancora a 3 punti dalla vetta. La situazione di classifica veramente incredibile. E sì, andiamo avanti, i miglioramenti li vediamo tutti, sono sotto gli occhi di tutti, e c'è un'altra partita ovviamente da affrontare, se non sbaglio, andando a, non mi ricordo, con il con il Sassuolo. Continua a lanciare, cazzo de cane, cazzo de bau. 4 minuti 16 lanci, 17 con quello loro, 18. Oh, forse Pozzitti che mi ha messo davanti alla porta. Ma sono più rapidi, de brutto. Mi lascia lo spazio e provo un tiro di merda. Ma che tiro di merda. Mannaggia la puttana. Ragazzi. E l'ho piazzata, Boni. Boni, zitti tutti. Zitti tutti. Zitti tutti. Zitti tutti. Sono tornato al gol. Sono tornato al gol, ragazzi. Sono tornato al gol. Azione abbastanza rapida, e poi guardate come la piazza sotto l'incrocio dei pali. Il Gabon. Il Gabon. Il Gabon su sponda. La rivediamo da qui. Un gol pazzesco. Sente tutti che il Gabon c'è. Muti. E dai. Il tiro non è stato granché. Ancora. Me l'ha parata. Che parata che ha fatto. Mortacci su a fine primo tempo, ragazzi. Stiamo attaccando solamente noi, Qui si vede che il Lecce sta uscendo fuori veramente come una gran bella squadra.
Il primo lancio. Guarda, stavano pure. Mamma mia! E dai! In questa partita il Gabbo non si riscatta. Chi è che ha chiamato palla? Quell'altro. Non l'ho chiamata io, infatti, eh. Guarda. Ci prova. Ma ho resistito, ragazzi. Il portiere sul primo palo. Non posso. Ahia, mi sono fatto male. Non può assolutamente nulla. E rivediamo il del Gabon. Dai, è finita, ragazzi. Una doppietta pazzesca con Siu annesso e tutti zitti, perché il primo gol l'ho fatto tutti zitti. 5 di qua, ragazzi, qua c'è stata proprio storia. Quindi Gabon 7 e mezzo, ce ne andiamo avanti, vediamo con chi dobbiamo giocare la prossima. La Juventus ha vinto 3-1 contro l'Inter, quindi teniamo perfettamente il passo incredibile della Juventus. Stessi gol subiti, molti meno gol fatti, ma comunque un Lecce in condizioni veramente absurd. Vediamo. Allora, molto rapidamente, la prossima partita contro la Fiorentina. Contro la Fiorentina non credo sarà poi così facile. Vediamo se sono stato convocato e giocherò titolare. Vi faccio rapidamente vedere info sulla mia squadra, info sulle competizioni, serie a team, classifica gol, giusto per farvi rendere conto di quel che sta accadendo, perché Ribéry, Dzeko e Gabbomen sono primi e Ronaldo resta a 7. Sto copiando meglio. Quindi io vi invito a lasciare tantissimi mi piace su questo video. Se subito volete un nuovo episodio, ragazzi, spolliciate a manetta, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. In descrizione trovate i link a tutti i miei profili social. Vado a salvare prima che mi scordo e cambio pure le esultanze per il prossimo episodio. Ragazzi miei, bella a tutti. Siu, dai che ci credo.